Oggi siamo tornati su Assassin's Creed Valhalla. Stiamo percorrendo questo sentiero per arrivare per parlare con Alfgar, che è tipo il consigliere, insomma, cioè io l'ho definito il consigliere, ma non serve proprio un consigliere. Nello scorso episodio eravamo rimasti con la ragazza di come si chiama? Oddio ragazzi, sono confuso oggi. Vabbè, la ragazza del futuro Aldermanno. Ora invece parliamo con Alfgard, che ci deve un regalo, ha detto. Quindi vediamo quale sarà il suo regalo. Sono curioso. Eivor, sono lieto di vederti. Anche io. Vai, dammi il suo regalo. Benvenuto nel mio feudo, amico mio. Dein Alfgar, sovrintendi un territorio molto vasto. Hai ragione. Spesso mi smarrisco nuotando verso la mia isola in questo mare di grano. Se no piuttosto ricca, più un lago, credo. Hai detto di... è vero, questo è vero. L'ultima Andiamo volta hai subito al detto che punto. avevi qualcosa da mostrarmi. Che intendevi? Oh, sì, certo. Osserva. Questa meraviglia è appartenuta al nostro beniamato Aldermanno Humbeorg fino alla sua dipartita. Una ragnatela. L'ha deposta qui dopo la nostra ultima caccia. Vorrei fartene dono. Una bella arma, vuoi per sedermi dettati in qualcosa? Non dovrebbe essere. Non dovrebbe andare a Homeworld, che è lui che mi riferivo. Se apparteneva all'Aldermanno, non dovrebbe aspettare a Humbald. Suppongo di sì, ma ti ritengo un beneficiario più adeguato. Saprai come farne buon uso. Ma basta indugiare, seguimi. Ho predisposto un'emozionante Oddio, tutti a caccia per caccia, te. Madonna. Madonna, tutti a caccia. Accantoniamo i discorsi politici e i consigli di contea. Godiamoci i frutti della mia terra insieme. Caccia di prede o di frutta? Di entrambi, se vuoi. Quello che preferisci. Come vedrai, sono generoso con i beni delle mie terre. Tutti a calci archi. Vediamo questo se è meglio. Gioco placati. Vediamo. Io però c'ho belle statistiche. Anche se lui c'ha un 92. 82. Per questo potenziato al massimo, niente. Un grosso orso affligge la mia proprietà da settimane. Devo liberarmene. Anche solo per prevenire una tragedia futura. Mi hai invitato per cacciare un orso? Sì, e sono davvero lieto che tu sia qui. Penso tu sappia meglio di altri che ho tutte le virtù per guidare la contea. Benché la stirpe reale sia ormai scomparsa, la gente di questa terra è ancora piena di vita e speranza. Ma oggi la contea langue. Serve sangue nuovo a guidarla. Come me? Come, scusa? Certo, io sono sangue nuovo. Forse dovrei candidarmi come Aldermanno. Ah, rieccolo quell'umorismo nero. Duro come un martello, eh? Lo stesso imbracciato dal vostro dio del tuono, eh? Ricordo il nome. Continua. Ciò che intendo è che amo la compagnia della tua gente. E di gente come te, da quel poco che ho visto. E non mi curo dell'avviso di stolti boriosi come Herefrit e Humbald. Voi danesi siete gente rispettabile, per nulla offusa. Gentile da parte tua. Ricordo quando arrivarono i danesi, non molto tempo fa. Cacciamo, Alfgar? O speri che mi metta a intrecciarti i capelli? Siamo a caccia, certo! La tana dell'orso deve essere vicina. Che spadone ha sto qui? Beh, considerando questo cervo, io farei 2 più 2, eh. Che sta facendo gli scotti in acqua. Ah, mio caro Grim! Quale gioia vederti qui! Quale lieta sorpresa! Quale sorpresa? Sono qui come mi hai chiesto. Sì, e come si sta a Grimsby? Come stanno gli altri danesi? Non posso parlare per tutti i danesi, ma io sto bene e mi aspetto di cacciare, stando al tuo messaggio di stamane. Sì, certo, molto bene. A proposito di danesi, vorrei presentarti Eivor. Forse già vi conoscete in quanto danesi.
Molto piacere, qui vengo da un bel in realtà. Voleva che ci vedessimo. Piacere di conoscerti. Facciamo gli amichevoli. Saluta, Eivor. Ha tirato anche te con la promessa di una caccia. Lui... Sì, una caccia all'orso. È il mio unico scopo, la caccia. Ve lo assicuro. C'è una caverna su quella collina. Un luogo adatto per una tana. Se quella belva è grande come sostiene Alfgar, dovremmo essere in tre per abbatterla. Sono pronto. Procuriamoci una nuova pelliccia. Questa foresta ospita cioè, creature... Sì, vi ricordo che con... il re di Essex Beanstone, che mi ricordo intanto dicevo con il re di Essex cioè due orsi due persone, questo un orso tre persone cioè. Avremo comunque qualcosa da e che orso è? Io sovrintendo alle mie terre per diritto di Dio. Dio provvederà, non temere. Buongiorno. Vediamo questi funghi che ci seguiranno. Ok. Questo è l'ingresso della tana di un canale. Non c'è alcun dubbio. Fin qua. Oh madonna! Oh madonna, madonna! Ma ha fatto che addosso l'immortale sua, oh! Madonna ragazzi! Io ecco perché non gioco gli horror. E questo non è un horror ragazzi, cioè questo è il bello, cioè, questo non è un horror e pure prendo i jumpscare, cioè solo io. Oh, questo che è Ulubao Tarocco. Ah bello! E togli di mezzo. Corsa Pem! Ok, prendi tutto. Ok. Ma quindi è solo un coso, un. Ci sono con lui? Vabbè, io vado avanti, fammi vedere. Oddio, la madonna, che lumino di te, ma c'è. È lucido. Excuse me. Ma tra l'altro dove è andato il tizio bello lì? Ah, ma sono di là. Ma vacca boia. Aspettate ragazzi, concorrete. 40 metri, la madonna, quanto è grossa sta caverna. Eivor, qui c'è qualcosa. Ma è fumo. Oh mio Dio, i miei campi bruciano come sterpaglia. Presto sarà un mare di fuoco. Eivor, non posso certo dirti come gestire la situazione, ma ti prego, per Dio, aiutami. Combatterò al vostro fianco. Un pugno di fragili merciani non mi spaventa. Ok, quindi dobbiamo difendere... No, l'avrà appiccato il fuoco, non è che... credo sia un forello così... La gente è in fuga! Devono mettersi in salvo! Ma non penso che te ne andassi per dare... Allora ragazzi, ora, che sia lui la talpa che di cui parlavo non credo. Quindi io... O la tizia, oppure il sacerdote. Pem, e si ride, Pem, tirali qualcosa, tirali. Niente, non gli tira niente perché lui è pacifico, bravo. Con me, fratello. Beccate il saceta, vai. Pem. Tira un'arma. Oh, ottimo. Aia, madonna. Prendi un'arma e tirala. Toh. Vai. Che è rimasto? Sei rimasto qualcuno? Due persone. Pem! Attacco in corsa. Tirali in questa. Vai, da dietro. Snish! Ah, ci sono altri. Lui è il bossone. Pem. Tete. Ai. Addirittura. Ciao bello, pam, da e bene. Ok, per questo si è ucciso, adesso tocca a lui. Cani merciani, dammi le provviste e si può andare. Gli aggressori sono tutti morti.
Ora pensiamo al fuoco. Dai, io c'ho una torcia, non sono un pompiere. Di solito li appicco gli incendi, non li fermo. Comunque vediamo. In effetti, se ci pensate, i palmer non potevano essere pompieri. Che scempio! Un mare di cenere. Grazie, Eivor. Hai fatto il possibile. Possiedi molte ricchezze, Alfgar. Ricostruirai. Certamente. Ma non oso pensare al lavoro che... Dio del cielo! L'orso è tornato! Ah, allora l'orso era vero. Madonna, ne pensavo fosse fake. Ho detto, ma meno male... io infatti stavo per lì. Infatti ho detto, ma meno male c'era l'orso. Sì, va bene, allora però in tre. Pam. Madonna, oh, in tre addirittura. Ci ho messo 5 secondi a farlo. Vabbè, non commentiamo. Contento? Ecco, hai visto? Non ti avevo promesso una caccia avvincente. Magnifico. Semplicemente magnifico. Vabbè, contento te. Adesso torniamo a, con Acha, cioè a parlare con Acha, che è rimasta, se non sbaglio, alle porte della città. E vediamo cosa abbiamo da dirle. Tanto sono anche un po' stanchino oggi, probabilmente si sarà capito anche da che non sono più sciolto. Ma vabbè. Oddio. Anche se è tardi. Che poi non sarebbe tardi, sono tipo ora le 11:10. Però il conto è se sono tipo di domenica o di sabato, che insomma non c'ho scuola domani e non c'ho scuola il giorno stesso, un altro un giorno fra settimana, e poi io che sono 2 milioni, ma lasciamo perdere. Pensiamo al video. Allora, se non sbaglio, la tizia dovrebbe essere qui sotto questo portone. Cioè, almeno prima era qui. Si è spostata, incredibile. In tutto questo tempo ha fatto 30 metri. Vai, buongiorno. Cosa fai? Prendi la spesa? Oh, ma se gli vorresti parlare? Ciccio, caspita. Dimettitati, non voglio... Oh. Ah, certo. Il consiglio avrà presto inizio. Parteciperai, Eivor. La tua presenza ci conforterebbe. Ne partecipiamo. Sì, sono curioso di assistere a questo consiglio. Lo seguirò. Non credo che finirà così questa serie, però. Boh, mai dire mai. Magari finisce veramente così. Da una parte sarebbe top, perché andremo poi subito nell'avventura primaria, però sembra un po' troppo cortina. Quando si terrà il voto, Badessa? 12 lord della contea hanno già deposto le loro pietre, ma sono giunti a un pareggio, 4 voti a ogni candidato. No. Spetta a te essere la no. A me. I candidati, pare. Persino il vescovo ha scoperto di apprezzare il tuo spirito ferreo. Come mi consigli? La vita del nuovo Adermano sarà in pericolo. Se non decide, cosa mi consigli? È un voto importante per la tua gente. Quali consigli puoi darmi? Io do valore alla competenza e alla giustizia, non ad amici potenti ma stolti. Chiunque, ma non Humbald, però. Amo Humbald come fosse mio figlio, ma se affidassi una pietra alle sue cure, non sarei serena per l'incolumità di entrambi. Pregherò perché sia Dio a guidare il tuo voto e non il demonio come te. Porca di quella. Parlare con il consiglio potrebbe... vai. Mio signore, ho sentito bene. Sei qui per risolvere questo stallo. Sì, Lord. Hai consigli prima del mio voto? Unbeort fu un signore deciso e onesto, sebbene imprudente. Io vedo le stesse qualità in suo figlio. Perciò Unvald avrà il... Ok, quindi lui è per Unvald. Questo... Sei il delegato questo... di Al... Sì,
Il re invia il suo amore e il suo sostegno. Qualunque sarà l'esito, avrà la sua approvazione. Impara in fretta. Molto bene. Lui non è servito a niente, ha detto vabbè, a me non me ne frega niente. Poi lui chi è? Buonasera, Alfgar. Ehi, Alfgar. Spero che non sia sconveniente richiedere il tuo appoggio. Ne ho bisogno. Il voto si avvicina rapido come un pericolo. Una scelta difficile, Alfgar. Sappi che sarà ben soppesata. Bene, bene. Ma lasciami dire senza riserve che sono l'uomo giusto per guidare il Lincolnshire al progresso e alla vittoria. Sì. Non dubito affatto delle tue convinzioni. Non lo so, se lui non mi convince. Parliamo con... Lieto di rivederti. Un gioioso saluto, Drengre. Pare che le rive britanniche si siano abituate all'idea di accogliere dei danesi. Dove ti poni in questo scenario, Grim? Alfgar è tuo amico oppure no? Lo è, ed è un uomo retto. Ma il mio voto è andato al vescovo. Al vescovo? Che strana strategia. Questi cristiani sono facili da smuovere. Hanno così timore di un bello scontro che accoglieranno praticamente ogni richiesta danese. Cioè, non dobbiamo farlo per noi, lo dobbiamo fare per la contea. Io comunque voterei Umbald. Che dovrebbe essere lui, sì, lui. Come ti senti? Le mie preghiere ardono e la mia volontà è forte. Se sarò Aldermanno, porterò gioia in questa contea. Per essere un buon capo non basta essere allegri. Devi essere forte e sicuro e pronto a correre rischi. Ma certo, ma certo. Forza e saggezza e tenacia e via dicendo. Saprò elevarmi oltre il pantano della mediocrità. Non temere. Mi fa piacere. Che ansia, madonna. Te cosa hai da dire? Vescovo. Eivor, devo ringraziarti per il tuo coraggioso contributo al consiglio. Mi sorprende che tu abbia garantito per me. Sorprende anche me, a dire il vero. Ma ho creduto che Dio volesse mettere alla prova il mio giudizio. Con la mia guida, la contea si sta risollevando da una decade di caos. Dio conosce l'amore che ho nel mio cuore per la gente del Lincolnshire. Ora prego che sappia guidare la tua mano. Un bell'azzardo, vescovo. Forse così folle da riuscire. Bene, ti ringrazio per quel che vale. Dio sia con te. Ah, ragazzi, io ho deciso. Sceglierò il cigno, ovvero insomma lui, Answood, non mi ricordo come si chiama. Tutti questi nomi strani. Perché? Uno, perché cioè di nome dovrebbe essere l'erede, quindi cioè, dovrebbe essere passato legittimamente a lui. Poi perché lui non mi ispira tanto, mi sembra un po' corrotto dall'ordine. Poi io dico, posso anche sbagliarmi. E invece quell'altro troppo potente, non... A parte che lui non ha bisogno di essere Alderman, ragazzi, cioè, le persone potenti non hanno bisogno di Alderman, cioè hanno la sua contea, il loro feudo, e si accontentano, mentre lui, secondo me, dai, prima di dargli una possibilità, ragazzi. Anche per continuare la dinastia. Tre futuri possibili. Ecco Dean. Quale di questi tristi pupazzi danzerà meglio per te? Non è per me stesso che deporrò questa pietra. Esatto, quindi non per il... Chi saprà assisterci meglio nel momento del bisogno. Non puoi essere certo di quale sia il tuo posto nel cuore altrui. Scegli solo per te stesso. Ah, il vescovo... Ah, il vescovo no, ragazzi. Le fritte no, perché... secondo me non mi aiuterà molto. Dice sì, ho ascoltato Dio, dividirà. Alfgar mi sembra troppo potente. Secondo me ci sta tra virgolette sfruttando solo per la sua campagna. Umbald, Umbald, secondo me è quello giusto. Umbald non è molto astuto, ne è accorto, ma ha cuore e passione. Appigli sicuri nel momento del bisogno. Vai. Guida la contea con onore, cigno feroce. Ve lo dite le motivazioni. Ok. Allora, gli altri probabilmente mi odieranno, faranno un bordello incredibile. Anche perché, cioè... Oddio. Ora vanno a contare solo un...
Questo consiglio ha decretato che l'aldermanno della contea sarà il figlio del nostro caro e defunto signore Hundbeor, Humwald del Lincolnshire. Io non so che dire. Vi ringrazio. Profondamente, terribilmente, umilmente. Che altro posso dire io? Non lo so. Mio padre mi manca. Preferirei vederlo al posto mio. Beh, farò del mio meglio. Per ognuno di voi. In alto le coppe. Un brindisi al nostro nuovo aldermanno. Come tutti sanno, la decisione del Consiglio di Contea non è vincolante, ma indicativa. È compito del nuovo re, Ceolwulf, avallare la nostra scelta. Di questo non dovremo preoccuparci. Ceolwulf è un amico ed è imparziale. Darà senz'altro il suo consenso. La nostra cara, nobile Athelswit. Una piaga purulenta ha infettato la contea. Lo sapevo. E la cura per questo morbo è una sola. Che dite? Che succede? Ragazzi, lo sapevo. No! Che è questo lì? Nobili del Lincolnshire, alle armi! Per la gloria degli antichi, uccideteli tutti! Mamma mia, ragazzi, se lo sapevo bene. Lo sapevo, madonna, se lo sapevo. Per una volta, ragazzi, non ho sbagliato. Lo sapevo, cioè, pensate se l'avessi diretto aldermanno cosa sarebbe successo. No, ma da parte sono anche curioso. No, ma io, però non c'è un flip, ragazzi, Ok. Via. Peccati. Oh, vedi che comunque Alfgar non se l'è preso. Lui invece si è arrivato, tutto di cattivo. Si è tolto la catenina perché, diciamo, la sua maschera, tra virgolette. Che schifo, ragazzi, finalmente le mie doti da detective sono dimostrate per una volta giuste, dai. C'è anche due, cioè uno era sbagliato e io ho beccato quello, uno di quelli giusti, quindi top. Anche perché, ragazzi, cioè, chi è che mandava le truppe ad attaccarci? Uno di loro tre. Poi, anche con Alfgard siamo attaccati, cioè 2 più 2 fa 4, ragazzi. Tempo vite? Chiedo di una cosa. Bam, bam. Loro tranquilli. Ecco, non volevo, ragazzi. E bam. Non sopravvivrai. Ok. Vai, vai, vai. Pem. Allora, qui dov'è che si è ucciso qui? No, l'ho già. Togliti di mezzo te. Ok. E ora è rimasto quello là. Pem. Bastardo di un vescovo. Cosa mia? Vole. Oh, me lo immaginavo fosse cattivo, eh. Che ha ucciso Alfgar? Questo è morto. Provate chi respira ancora. Lustrati il culo, Humwald. Questo di Aldermanno è tuo. Che mangiato? La torta? Come tuo consigliere di guerra ti suggerisco di inseguire quel bastardo. Mangi una perina perché ho fame. Non mangiare. Non dovremmo prima seppellire i morti? La scelta aspetta a te, Aldermanno. Sì. Mm. Sì, certamente. Seppelliremo i morti. Poi raduneremo una milizia. Ok. Quindi noi incherriamo a questo pastorale, membro dell'ordine.
sono senza parole. Un fidato uomo di chiesa. Pregherò per questi martiri e mi prenderò cura dei feriti finché non si saranno rimessi. Addio, Acha. Addio, Eivor. Che Dio o che gli dèi ti proteggano. Dove cade la pietra? E apre porta. Ok, quindi prima di tutto abbiamo i talenti. Vediamo se tipo mi espando in questo ramo. Cosa sblocchiamo? Ok, sblocchiamo. Inversione del proiettile. Esplice un mittente a ferri. Rimanda indietro praticamente qualsiasi proiettile premendo L1 per... Boia. Ok. E poi voglio vedere nell'ordine. Eccolo qua. Però assassino il pastorale. Andiamo dai, verso di lui. Vole. Qui. E richiamiamo la cattura. Ma aia, ghioggi. Dai, veloce, via. Verso la libertà. Dovrai pur fermarti. Quindi parla con il nuovo Altermanno. Che dovrebbe essere cosa? Penso che non mi riesce un viene. Vabbè, se vuoi corre, però a te non è che farebbe schifo, eh? Ok, ecco, questa è la milizia che ha radunato adesso. Non ci, cioè, ti può bloccare su una torcia per, cioè. Che novità, Humbald? Sappiamo che Herefrit si è diretto al forte di Anicaster dopo il massacro. Là ho radunato una milizia piuttosto numerosa. Sono ansiosi di ricevere i tuoi ordini. I tuoi ordini, Aldermanno? Ah, sì, ma certo. I nostri. Che sono... Quali devono essere? Chi può dirlo? Portami al campo e lo scopriremo insieme. Sì, insomma, pushiamo essenzialmente, eh. Herefrit era amico di mio padre e mi è sempre stato accanto. Non capisco cosa l'abbia posseduto. Ha invocato il nome di un antico ordine prima dell'attacco. So esattamente cosa l'ha posseduto. Lo sai? Ora non è il momento. Ciò che è accaduto provocherà disgusto in tutte le chiese di Mercia. Herefrit è un orrendo affronto all'onore del vescovato. Il vostro Cristo era un uomo interessante, benché mite. Ma la cosa strana è che ho incontrato pochi cristiani come lui. Questo giorno è un dono, Eivor. Nonostante tutto, ora so che lo spirito di mio padre arde in me. Grazie a te se ne sono conscio. Quando si canterà di come Lincoln fu salvata, il tuo nome risuonerà in ogni strofa. Non correre, Humbald. A quella canzone manca ancora un verso. Ora la battaglia chiama. Voi pagani e la vostra sete di battaglia. Non la capisco. E non oso pensare a come quel diabolico vescovo voglia placarla. Non farti spaventare da quel vescovo. Eivor al nostro fianco sarà presto cibo per verbi. Come l'ha presa, Acha? Lei e Herefrit erano molto legati. Sentirà come se il diavolo stesso avesse violato il suo monastero, povera donna. Abbiamo parlato. Siamo uomini! La battuta procedeva nelle sue ore. Si riprenderà. Arrabbiata da un uomo che dovrebbe onorare Dio. Oh. Ma io sono anonimo. Dai, ma chi mi cerca? Dai. Ma dai, mi prendo in giro, dai. Ora va bene.
Sua maestà. Ti ciuli il cavallo, cioè non me ne frega niente, eh. Oh, ma più un animo di Osiris che devo fare, scusate, eh. Se non c'è. Deve. Sono anonimo. Non c'è nessuno che mi cerca. Sono tutti alleati. No, vabbè. Oh, veramente, però quando succede questo. Casca il mondo addosso, guarda. Non... Quando arriva la turba? Non voglio morire assicuro. Questo è proprio spreco di minuti preziosi. Basta, questo devi renderti anonimo, che palle. E sei pagato perché lo ripeti in continuazione, devi renderti anonimo, devi renderti anonimo, devi renderti anonimo. Guarda, 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 devi rendere. Ma sono anonimo, Cristo! Ti prego, e come faccio? Oh, scusate, eh. Tocca fare tipo carica. Che ne sono? E 27, facciamo e 26. Cioè, dobbiamo aspettare ora, tipo qualche minuto. Per. Per ricaricare questo. Io non ho. Non ho parole. Cioè, ora perdiamo uno o due minuti. Perché qui devi ricaricare un minuto fa, sperando che ti sia sbuggata. E io ho detto, vabbè, lo concludo ora. Iniziamo ad attaccare il... la saltiamo, ci mettiamo un quarto d'ora e poi il resto del tempo andiamo da Randil. E vabbè. Ovviamente riusciamo solo ad assaltare il castello, vero. Incrociamo le dita. Ora possiamo. Dove cazzo sono andati? 100 metri. Come 100 metri? Non mi dica che sono. No. Dove sono andati? Scusate. Non sto capendo. Ma perché sono lì? What? Ok. Oh. È più bagato di prima, vero? Oh Gesù. Ma no, non. Ragazzi. Oh no. Cioè è prima il bug che mi dice deve essere anonimo. Ora è il bug che sto io rimane lì. No, ma perché? Madonna. Ti prego, no, beh. Oh, perché come va una? Perché c'è un bug ogni 5 secondi su di giorni? Poi, cioè, è come se fosse un NPC normale. Cioè, vedi, non è come un personaggio della storia. Guarda, a parte che lo posso trapassare, ma lasciamo perdere. Ti prego. 5 minuti già buttati nel cesso, eh. Ti muovi! No, cioè. Mi tocca ricaricare. Di nuovo, eh. Di nuovo. 25, che video di. No, no, ma perdiamolo tempo. Cioè, tanto mi chiedo fa un video. Quanta pazienza, ragazzi. Niente, sto impazzendo. Cioè, abbiamo fatto mezz'ora tutta tranquilla. Mo, 5 minuti già buttati via perché. Perché prima il bug devi renderti anonimo. Cosa che ero già anonimo, però. Poi, sto bug che lui sta fermo. Oh, ragazzi, ve lo dico, se si ribanga, ha concluso l'episodio, ci rivediamo poi domani. Oh, ti sei svegliato? Non capisco cosa l'abbia posseduto. Ha invocato il nome di un antico ordine prima dell'attacco. So esattamente cosa l'ha posseduto. Lo sai. Ora non è il momento. Ciò che è accaduto provocherà disgusto in tutte le chiese di Mercia. È dubbio. Preferite un orrendo affronto all'onore del vescovato. Il vostro Cristo era un uomo interessante, benché mite. Ma la cosa strana
perché ho incontrato pochi cristiani come lui. Questo giorno è un dono, Eivor. Nonostante tutto, ora so che lo spirito di mio padre arde in me. E grazie a te se ne sono coscio. Quando si canterà di come Lincoln fu salvata, il tuo nome risuonerà in ogni strofa. Non correre, Humbald. A quella canzone manca ancora un verso. Ora la battaglia chiama. Oh. Lo vedi? Visto che le minacce funzionano, sarà pronta ad agire. Una dura battaglia. Vai. Il nostro capitano è arrivato. Le milizie sono pronte a combattere. Capoguerra Eivor, possiamo vincere la battaglia con gli uomini radunati qui? Ognuno di loro avrà il coraggio di due uomini, forse. E c'è posto nel tuo Valhalla per un cigno feroce? Certo, innalza il tuo glorioso stendardo. Siamo pronti dunque. Madonna, il sole. Sì. Attacchiamo. Preparate la milizia. Nel dopo 5 minuti. Prima dovremo penetrare le mura esterne. Poi penseremo alle truppe all'interno. Che bevano e si riposino. Dopo 5 minuti buttate via. Poi se ce la faccio torno all'accampamento. Però non la vedo duro, perché poi non è solo l'assalto. Poi finisce l'assalto. Intanto lui sta meditando come sempre. Finisce l'assalto, poi parla con lui. Congratulazioni, abbiamo vinto. Tra ste cagatine vi si perdono tipo 5-10 minuti. Qui praticamente ci vediamo all'accampamento domani a Ancastro. Ok. Qui c'è il nostro fiero Ariete, molto più. Per utilizzare quest'arma da serio servono più membri dell'equipaggio. Per sfondare sarà meglio usare un Ariete. Aiuterò anche. Questo è molto più professionale, ragazzi. Oh, correte, ragazzi. Ma non si poteva caricare. Non si carica, qui ci può solo abbandonare o riparare. Attenti, 200 IQ, ragazzi. 200 IQ. Dai, però procedete. Ah, questo è quello lì che ti piazzi davanti e poi fai avanti, indietro. Ok, è diverso. Figo che cambiano anche le macchine d'assedio. Certo, se si potesse caricare era meglio, però vabbè. Dai, però ragazzi, non è che ci potete mirare ogni 5 secondi. Già, andiamo lenti come la fame. Se ci caricano ogni 5 secondi, vi facciamo 3 passi e moriamo. Dai, e basta ste cresso di frecce, dai. Che scudi che non abbiamo. Mi fa ridere sta situazione, però vabbè. Vai. Ci siamo? Adesso, inizio attacco. Che stavo usando? Ah, dobbiamo caricare ancora e... Ma mi prendo in giro? Ma che è salvo? Ah, devi caricare il tempismo, ma va cavolo, ma so sai. Che boia ste frecce. Vai, carica e... Bam! Guardate se ho avuto all'inizio un po' di errori, ma... Era la prima volta che usavo questa macchina d'assedio, tanto. Però qui sta prendendo un po' fottuto, Cheat, lasciate l'ariete e da qui, vabbè. Lasciamo perdere tutti questi, perché ragazzi qui sono minuti persi, quindi andiamo direttamente dove dobbiamo andare, distruggi il blocco. Con cosa? Ok. La spingarda, eccola, guarda. L'hai chiamata. Quindi facciamo così. Ok, carica veloce. Vai, un altro colpettino. Un altro risultato, siamo a posto. E PEM! Boom! Adesso può andare, via. In realtà c'è anche quei barili esplosivi, però... non parlo, ragazzi, non parlo che è meglio. Colpisce anelli per abbassare il ponte levatoio. Ok, il ponte levatoio è di là. Seguiamo il sentiero. Ok, eccoli lì. Gli enemy. C'è
cerco di fare preso, non uccido neanche i nemici, perché come ho detto vorrei cercare di, se riesco, fare direttamente la tornare anche all'accampamento, se riesco. Madonna, però che boia sti qui. Scendite. Via, prendiamo di, perché sennò ragazzi qui non smettono di rompere. Mi tocca per forza, mi tocca. Vorrei, ma mi tocca. Bravi, 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 vi salete, bravissimo lui. Perché devi rompere? Vi dico perché. Oh, quello è sceso, possiamo pushare. Tanto guarda come li impicca, madonna. Ok, trovo e uccidi il vesco. Secondo me ci si può ancora fare, ragazzi. Dobbiamo correre. Ma secondo me ci si può fare. Se mi dici che è in un altro posto, guarda. Ok. Nessuno esca dalla chiesa senza essere giudicato. Oh, guarda. No, perché se guarda, se ci scappa. Se ci scappa, guarda. Guarda. Oh, ora non voglio enigmi, guarda, ci mancano. Aspetta che qui c'è uno. Se qui c'è una guardia. Ma caspita, si entra, qui sono tutte le... Madonna, non trovo le porte sbarrate. Ok, era più di quanto pensassi. Ok, buonasera. Sì, sì. Sì, uccidi il pagano, uccidi il pagano. E qui te. Pem, botta nel muso. Veloce, veloce, veloce. Vieni, vite? Toh! Madonna, quanto godo. Lo sapevo che te eri cattivo, lo sapevo. Bella. E anche lui è morto. E anche lui... Fu avvicinato quando era solo un giovane credente. Trovò una riunione... E attenne così grano di prevoso. Fu così. Che approfittando del vuoto poligrato, guardando la fiducia degli immaginati, sì. Ma io non l'ho scelto al dermano e quindi... Tac. Ok. Sono morto il giorno in cui mi sono nascosto dietro questa tonaca e questa croce. Per diffondere la luce del mio ordine, ho umiliato me stesso. Ho scalato i ranghi di questa religione banale, fatta di uomini banali. Avrei dovuto vivere come gli antichi. È la follia dell'umanità, Herfrid. Sguazziamo nei nostri errori, come maiali in un porcile. Potevi trarne beneficio. Ma ci saranno i dialoghi tipo, bravo, congratulazioni, mi accorgo una buona fortuna col regno. Sono queste davvero queste cagatine vi. E poi informeremo Randy. Sperando di farcela, ragazzi. Se poi ci mettiamo 5 minuti ce la possiamo fare. Se ne mettiamo di più, no. Ok, salto completato. Ancaster. Devi sicurare la chiave, oh, ma sicuro. Veloce, madonna. Veloce, veloce, veloce. Parla con Homeworld. Teoricamente questo è l'ultimo dialogo, spero. Vai, 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 vai. Sotto il suo albero, tra l'altro. No, non è il suo, però, avete capito? Eivor, il vescovo è morto. Ha sofferto poco e parlato troppo. Ora è morto. Non mi mancherà. Ma ad Acia servirà a te. Sta facendo lui? Ecco, ma tutto bene. Fai attenzione alle possibilità in verità della parte all'inizio, Elderman. No. Andiamo, incoraggiamo. Tuo giovane corpo ha nuove cicatrici. Sì, ma guariranno. E sarò più forte di prima. Il Lincolnshire è sotto la tua guida. La vera battaglia inizia ora. Il fragore della battaglia risuona ancora in me. Ora so cosa significa essere un capo. Bene.
Ti chiederei un favore, se posso. Mo basta. Dimmi. In quanto Aldermanno, la mia vita potrebbe essere pericolosa per qualche tempo. Potresti offrire rifugio a Suomboro nel tuo insediamento? Chi è Suomboro? Almeno finché non sarò certo che il pericolo sia passato. Ah, la sua ragazza. Saremo lieti di ospitarla. Finché la sua ragazza, che già fosse tipo... Io risoluto e impetuoso Norreno. Le taverne della contea sentiranno la mancanza della tua irruenza. I nostri popoli sono legati ora. Dobbiamo sostenerci a vicenda. Olè. Bella braccina. Al diavolo! Gli addii non fanno per me. Oh, serie allora completata. Top. Sto intanto sta facendo il moonwalk sto parroco, vabbè. Opla. Sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona. La buona notizia, quindi. Andiamo a. Eccolo qua, nel nostro accampamento. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Vai, vai, veloce. Buono, buono. Ci abbiamo messo anche così troppo. Adesso bevo. E programmiamo. Ovviamente ragazzi possiamo continuare tra virgolette la linea principale, anche se questa è principale, perché più alleati abbiamo e più insomma è meglio per noi, almeno questo è quello che ci vogliono far capire. Spero sia così, perché cioè se no le sex e il link share è stato un po' inutile farli, ma spero. Vabbè, comunque si è fatto un po' di potenza in più, abbiamo fatto una decina di punti talento in più, ma le non fanno. Così dopo il Sudex possiamo affrontarci regioni più forti. Poi però abbiamo anche due le nuove leate, le Sex e il Lincolnshire. So perché nella campagna ci mette sempre un botto a caricare, in realtà è una caricata generale, non so, un PS5, quindi si vede anche dai caricamenti. Vabbè ragazzi. Oh. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. Oh, voilà. Ecco, a proposito di talenti, che tipo a inizio di questi due, come dire, all'inizio di questi due serie di missioni, sia del Lincolnshire sia delle Sex, eravamo tipo a 120 qualcosa, 125, ora siamo a 147 ragazzi, quindi cioè, insomma più di una decina. E l'AI di Umwald, missione completata, cioè serie completata. Adesso informiamo Randvi e concludiamo. Ora lasciamo perdere i bacini, cose così, e andiamo dritti al punto. È nostro amico. Ottima notizia. E chi è il nostro alleato lì? Il giovane Umwald è il nuovo aldermanno del Lincolnshire e ha stretto alleanza con noi. Quell'urlatore è l'aldermanno? Beh, se mai gli servirà il nostro aiuto, gli basterà gridare. Cringe. Ok. Non so cosa cambia dal corvo a quei cosi lì. Cioè, visto, cioè, in alcuni c'è il corvo. E in altri c'è... Ah no, questi sono quelli che mi mancano, giusto? Anche... Non so, vabbè, lasciate stare l'ora, cioè, oggi sono osi. Vuoi vedere la mappa delle alleanze? Ok. Quindi questi, questo qua 190, visto? Ora non si può fare perché siamo 147, questo 250 no, però 160 si può fare. Sto pensando al Sadex. Basim e io potremmo salvare Sigurd, ma ci servirà un'armata. Spetta a te decidere. Più alleanze avrai, maggiori saranno le possibilità di vittoria. Vai. Devo più alleanze così, anzi quell'altro è 190, un po' posso fare. Partirò ora e riporterò Sigurd con me. È una promessa. Bene, convocherò tutti i nostri alleati. Raggiungi Basim appena puoi. Dovrebbe essere a Croinden ora. Ragazzi, sono un bel po' ora. Cioè, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alleati. Ok. L'ho voluto fare io così, proviamo a averne 8, ho preferito 10. Ha detto più ne hai meglio è. Più di così non si poteva avere. Ora leggiamo sta lettera e poi concludiamo. E ci vediamo domani nel Sudest.
Caro e formato di lupo di Ravenstorp, devo confessare ancora più a fondo il grande senso di colpa che provo per aver tradito Anvald e Swanbrew. Sebbene la situazione sia ora stabile, il mio cuore non lo è in mia determinazione, per quanto discrete hanno permesso a Erfrit di versare il sangue della brava gente nell'Incoshire, nella casa del Signore. Provo molto affetto per te rispetto a ciò che hai dovuto passare ingiustamente. Le mie preghiere si rivolgono alla luce che emani e a quello che disipare la vita è dura e io mi affido a lui. Acia in fede. Ok, quindi noi ci vedremo domani qua giù nel a sud nel Wessex. Intanto siamo anche abbastanza vicini perché qui c'era il l'Oxenforshire e a destra c'era il Kent. Quindi noi ci vediamo domani nel Satex. Per questo è tutto, lasciate like se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Un saluto e ciao a tutti.